Ciao Furetti, io sono Jet Furetto e come vedete oggi vi porto il mio personalissimo Road to Glory. La mia squadra iniziale era una squadra proprio partita a caso, come si faceva proprio nei veri Road to Glory, tipo quelli Sick, quelli di Dr. Wise, non quelli di Dread, robe così. Comunque qua intanto il primo gol subito con Aubameyang, che come vedete dal titolo e dalla miniatura è stato il nostro top player, abbiamo trovato in scambio. Comunque, questa serie cos'era? Sarà un Road to Glory, intanto mi esplode casa, sarà un Road to Glory molto semplice, basandosi semplicemente su giocatori che posso acquistare con i miei crediti, senza fare acquisti, senza fare niente. Guardate qua gli netti cosa mi ha appena sbagliato. E sì, sarà una vera e propria scalata, proprio classica, che fanno tutti i giocatori ormai, dovrebbero fare senza shoppare, altrimenti diventa un pay to play, invece è un play e basta. Comunque passiamo alla partita. Come avete visto, subito un gol e anche se il nostro possesso, come avete visto adesso, ci dà noi il possesso palla, non è bastato. Ho fatto due gol lui e a un certo punto poi al 66esimo ha iniziato a laggare in una maniera incredibile, mi si è sconnesso, sono bella perché stavo perdendo, quindi ci prendiamo questa niente perché non c'è stata né sconfitta né vittoria. Qua ho provato a sniperare un difensore, comprando a 400 crediti e ho trovato Creswell. Sto facendo a BPL, sto cercando di costruire a BPL. Come vedete qua inizio a mettere a posto qualche giocatore, ce ne sono ancora pochi. Esposto per fare doppia intesa Mallo, che è un terzino destro avanti. Seconda squadra, parto subito con Buffal che fa uno scope turn incredibile, la mette in mezzo e guardate Aubameyang cosa mi ha sbagliato. Ci avete visto? Aubameyang incredibile. Poi ancora Aubameyang, provare a entrare con Wilshere, Aubameyang, Buffal fa un'altra chop, Ronaldo chop, incredibile, gliela mette lì con un pallonetto. Non so come mi è uscito così bene, cioè volevo fare un pallonetto sull'altro palo, ma mi è uscito talmente bene che come vedete da in alto lì ha recircuitato la squadra di Lance Dons e ecco qua la prima vittoria in divisione 10. Se avete una sconfitta è perché all'inizio, proprio all'inizio ho fatto una partita proprio per quittare a casa. Comunque qua, mamma mia, questo Semedo qua, credo fosse stato, ci cioè, mi ha fatto un numero incredibile, mi ha fermato il giocatore alla Cannavaro e me l'ha saltata. Però poi qua Aubameyang, un tirello e proprio Mallo che ho messo esterno in questa partita me lo butta dentro. Qua Sterling mi ruba palla e poi se non fa la bastarda, il gol della merda io lo chiamo bastarda. Per segnare, giocatori di FIFA, ma non sono felice. Comunque, a parte Buffal, che in queste prime partite qua mi è piaciuto veramente tantissimo. Mi guardano un rigore un po' dubbio, non so se c'era, non so se non c'era. Comunque, io l'ho preso con Jack Wilshere, gliel'ho messa lì proprio dove non batte il sole, esattamente lì. E un 2-2 classico, portato abbastanza velocemente. Qua, guardate però, Kjaer cosa fa? Tira un calcio all'aria, tira un calcio all'aria. Poi Sterling tira la Madonna e la butta dentro la rete. Ancora Aubameyang, una serpentina incredibile, prende un incrocio incredibile, poi vabbè, ma lo si ammazza per non farmi proprio segnare. 3-2 al fine del primo tempo, un po' immeritato, soprattutto perché c'era possesso palla per me. Qua Wilshere sbaglia un'occasione incredibile, veramente incredibile. Ma dopo pochissimo un altro palo, questa volta forse di Mallo, e guardate qua che rimpallo fortunato, poi lui sbaglia a spazzare e Rodrigo la piazza. Col suo piede debole innanzitutto, poi anche Mallo qua, insomma il 90esimo praticamente pensavo fosse persa e quel tiro lì di Rodrigo ve lo giuro che me l'ha fatto da solo. Non era meritata, il pareggio era più giusto secondo me, però meglio così, meglio veramente così. Ecco qua, terza partita, una squadra un po' di merda, cioè sinceramente c'è un giocatore un po' del cazzo, parto subito cattivissimo io con Rodrigo, però la palla non entra anche se... Ci siamo fatti vedere subito, era kick of glitch, lo ammetto, però ci siamo fatti vedere subito. Aubameyang però dopo non perdona, invece perdona prendendo un palo, ma Rodrigo dopo no. Scusate, mi ero confuso le clip. È tirata una bomba sotto il set, incredibilmente potente, raddoppiando poi pochi minuti dopo con questa azione alla Messi, l'ha piazzata anche lì proprio come fa lui. Rodrigo mi è piaciuto tanto, ma il vero protagonista di questo episodio è Aubameyang, cioè... Soprattutto in questa partita, da qualsiasi parte tirassi, lui segnava. Poi qua, kick off glitch classico e tattico, proprio pack per spezzarmi le gambe, 3-1. Qua Morata mi supera un po', vado un po' vuoto, ma Butland, Jack Butland, è ancora il buggato di FIFA 17, secondo me mi salva proprio il culo.
Ma ancora vedete la propria cosa che dicevo, che da ogni parte che tiro è gol, cioè tiro a giro prima fuori area così, alla Del Piero la butta dentro. Primo tempo stra in vantaggio, 4-1, stiamo schiacciando, veramente schiacciando. Poi intanto mi ammazza Wilshere così a casa, 62esimo, rosso, è proprio un bel rosso per Ramsey e per lui, che tra l'altro poi ne ha preso anche un altro. Che non sono ricordato di registrare. Qua intanto fa una cappellata incredibile. Prima col difensore, poi scende col portiere. Io lo salto e dico: ciao zio, io sono Giat Furetto. Spiong! Ed entra il gol del 5-1, veramente incredibile. Qua Rodrigo ancora mette 6-3-1 alla Messi ancora. Aubameyang prova a fare un'azione al Barcellona. Rodrigo la pallonetta, ma non va stavolta, purtroppo. Romelu ancora recupera palla e si fa fare un fallo che è il terzo rosso per lui. 5-1 finale, lui è rimasto in 8 giocatori. Abbiamo vinto e ci manca una partita per andare a vincere. Qua intanto ho fatto una partita di squad battle, giusto per gli obiettivi, e mi ha dato il giocatore in prestito, Cazorla, che mi serviva abbastanza, era abbastanza forte. E poi vado a rinominare il club, come vedete, Furetti, e acquisto Yoshida, che sinceramente non pensavo di prenderlo, ma mi è piaciuto veramente tanto. E gli Jus Gomez, stessa cosa, non l'avrei mai detto, soprattutto per la sua velocità, ma ragazzi, cioè, non fa passare nessuno. Quello, ragazzi, volevo prendere King. Guardate bene tutto, ho guardato King, ho potuto sniperarlo, però mi sono dimenticato di mettere nazionalità, così ho sniperato Defoe e non King. E infatti ci ero un po' rimasto male qua, mi sono accorto della cazzata incredibile che ho fatto, però ho detto vabbè, vabbè. L'ultima partita con Ciccio Maccarone alla destra, veramente incredibile. Comunque subito l'apertura per Buffa che fa un pallonetto alla Taddei, butta a sedere e però col tiro di precisione non la butta dentro. Qua ancora Rodrigo, qua Aubameyang, non me ne ero proprio accorto che stavo uscendo partita, se no avrei pallonettato da metà campo, però vabbè. Qua Malò ancora, un arco incredibile. Guardate cosa mi sbaglia Rodrigo. C'è Rodrigo davanti alla porta, cioè segniamo anche mia nonna probabilmente, però vabbè. 1-2 di Aubameyang che viene buttata ancora a terra, questa volta da un altro giocatore e ancora un altro cartellino, Filippo Brera per la precisione. Cartellini rossi su cartellini rossi in queste due partite, ma Rodrigo qua l'apre a Cazorla che la piazza benissimo. Lo driven non sarò certo io prima a dire, però nemmeno l'ultimo, sono sbagatissimi quest'anno. Qua Buffal sculptor incredibile, fa un po' di belly feint e Aubameyang la sta per insaccare, ma niente, non la butta dentro. Quindi Cazorla riesco a fare, cioè Cazorla lo riesco a usare veramente bene io, cioè mi piace tanto, fa un buon controllo, fa così. Comunque da quel calcio d'angolo qua lui decide di quittare, non si sa per quale motivo. Comunque, l'episodio è finito, vi invito a lasciare un like e a scrivermi un commento qua sotto. Ciao Furetti!